estremo di tal donne, capitana di tal donne e una donna da centimetro dopo centimetro. Benvenuta Manuela. Ciao, grazie. Intanto questa cosa del centimetro dopo centimetro la racconteremo, che non riguarda il campo, non riguarda solo il campo, ma scopriremo raccontando Manuela al di fuori del campo che cosa significa. Ma dobbiamo sempre cominciare dal punto iniziale. Ma come ci sei finita? Come ci sono finita? È stata una serie di cose in realtà. Però mio fratello ci giocava da quando era piccolo. E quindi io l'ho sempre visto e mi ha sempre attirato. Sentivo questa sorta di magnete che mi tirava verso sé. Alla fine ci sono arrivata a 17 anni, quando Elena Bisetto, anche lei una nazionale come noi, e è venuta a trovarmi e mi ha detto: ma invece di stare a casa senza far niente, vieni al campo con me. E niente, lì ho cominciato e sto ancora andando al campo, quindi forse mi è piaciuto un po'. Tu pensa che con Elena Bisetto noi eravamo le due ali della prima partita del mondiale del 91, quindi ci conosce bene, lei ha sempre giocato 11. E sì. Il discorso di essere ancora in campo, però, cioè, la cosa particolare, tu hai un padre assolutamente appassionato di calcio, corretto? Quindi e anche tu sei un appassionato di calcio, quindi hai sbagliato campo, come mai hai deciso di due pali invece che una porta? Allora, la verità è che prima di cominciare a giocare sono andata a fare un provino per una squadra femminile di calcio. E quando lo dissi a mio padre, ovviamente non poteva credere alle proprie orecchie e mi disse: vengo a vederti. E venne davvero, mi divertì un sacco, però poi la squadra era lontana. Sai, credo un po' nel destino, quando le cose non... cioè, c'è qualcosa che non funziona, non va come deve andare, c'è sempre un motivo. Quindi io ho fatto tutto, mi sono divertita, però alla fine non è andata in porto perché non era scritto per me che dovevo giocare a calcio. Non ti dico il cuore spezzato di mio padre, però no, scherzo, a distanza di anni comunque ovviamente è orgoglioso, è molto orgoglioso e è contento sicuramente del percorso e della strada che sto continuando a fare. Ovviamente non si esime dal darmi i suoi consigli da allenatore. Beh, ma quello, cioè, quale padre può resistere a questa tentazione? Cioè, fa parte della propria trasmissione dell'amore filiale. La tematica è che non tutti vorrebbero avere i consigli tutti i giorni da magari uno che ha giocato tanti anni prima, quindi il gioco si è evoluto, cioè, però mica glielo possiamo spiegare, no? Anche mio padre è un padre rugbista, tuttora mi consiglia: perché tu dovevi fare un calcio a seguire? Ancora oggi io ho questa cosa del calcio a seguire, quindi lo capisco benissimo, ma tu i piedi ce li hai buoni, quindi in verità mi dobbiamo ringraziare. È soprattutto su quello che mi corregge, ovviamente, perché è una parte dove lui se ne intende, no? E quindi non c'è mai una volta che non ho fatto qualcosa. Guarda che i complimenti che mi ha fatto sono rari, però effettivamente quando me li ha fatti hanno avuto e tuttora hanno un valore... cioè li custodisco proprio e li ricordo come se me li avessi appena detti. Ma no, questa Manuela figlia, quando ha cominciato a giocare, si è sentita, cioè, perché tu hai cominciato a giocare nelle Red Panthers. Le Red Panthers, per chi non le conoscesse, sono la storicità assoluta, solo per il numero di scudetti, credo che siano 27 se non sbaglio, di scudetti vinti tra 26, vado tanto lontano, però diciamo che è stata la storia. Quando entra una nuova ragazza nelle Red Panthers, tu quando sei arrivata un po' ragazzina, no? Rispetto magari a tante grandi, qual è stata l'accoglienza? Come ti sei sentita? Dobbiamo un po' descrivere la Manuela dell'epoca, perché io ero una persona estremamente timida, cosa che ogni tanto
viene fuori ancora, però in maniera, cioè sempre meno. E, ma lì ero veramente terrorizzata dal mondo. Quando dico così intendo proprio che il parlare con persone che non conosco era sempre un motivo di disagio per me. E, però le ragazze sono state, cioè mi hanno letteralmente preso per mano e accompagnato in questo mio percorso di crescita, che non è solo stato un percorso rugbistico, ma proprio come persona. Mi piace dire, mi hanno fatto sbocciare, perché è, penso, l'immagine che più rende l'idea della donna che sono oggi. E quindi sicuramente c'era l'emozione di entrare in campo con queste campionesse, io che non sapevo niente, e la mia preoccupazione era di rallentare loro, di non essere una pedina importante, nel senso nella loro crescita. Invece loro mi hanno fatto capire che anche loro da qualche parte hanno iniziato, e che dovevo aver pazienza, dovevo rimboccarmi le maniche se effettivamente era quello che mi piaceva fare. E così hanno fatto. Io mi sono lasciata letteralmente accompagnare e guidare da loro, che non si sono tirate indietro, e se oggi sono dove sono anche con la nazionale lo devo soprattutto a loro. Poi, dopo la tua esperienza di Treviso, hai deciso di andare oltre maniche, se non sbaglio, e sei andata a giocare in Inghilterra. Qual è stata la differenza di attitudine delle inglesi rispetto a quella che si respira qua, se ce n'è qualcuna? In realtà è proprio, allora partiamo dalla concezione che hanno loro di rugby. Essere una ragazza che gioca a rugby lì è la normalità, quindi nel momento in cui mi ritrovavo con un cliente, perché sono andata lì per giocare, per fare questa esperienza, ma ovviamente avevo un lavoro, e quando raccontavano, mi chiedevano cosa facessi nella vita e scoprivano che giocavo a rugby, e mi facevano ma neanche delle domande, mi guardavano entusiasti, come dire wow, brava, ma non un brava come dire ti ammiro perché fai uno sport che è difficile, no, è un brava nel senso e vai anche tu, no? E poi le ragazze, a differenza di qua, facevamo insieme solo due allenamenti in campo, però ti posso assicurare che quei due allenamenti bastavano ed avanzavano veramente per tutto il resto della settimana, perché i primi mesi sono stati difficili a livello proprio fisico, abituarmi all'intensità e quello che mettevano dentro queste ragazze. Io quando dico all'inizio mi sembrava di andare addosso a dei muri, è letteralmente così. E la cosa che mi ha sorpreso è l'attitudine di qualsiasi ragazza, cioè poteva essere la ragazza che giocava in nazionale con l'Inghilterra, oppure la ragazza della porta accanto che aveva iniziato il giorno prima, ma l'attitudine che mettevano, il piacere che mettevano nel fare quello che stavano facendo in quel momento, era qualcosa di veramente invidiabile. Sei riuscita a portarla a casa? Cioè, nella tua esperienza successiva, che è stata con il Villorba, giusto? Sto cercando di percorrere le varie tappe. Sei riuscita a portare a casa questa sensazione, questo entusiasmo e questo essere muro? Essere muro non lo so, questo dovremmo chiederlo agli avversari. Però sì, ho cercato chiaramente di far mio tante, tante, tante cose da quell'esperienza lì. E una cosa in particolare che è stata il rinforzo positivo, nel senso che capita chiaramente durante gli allenamenti di sbagliare, di fare degli errori. La cosa che mi ha sorpreso tantissimo è che loro, prima di farti notare la cosa negativa, cioè l'errore che avevi fatto, e esaltavano invece tutto quello che di buono avevi fatto fino a prima, e esaltavano lo stesso l'errore, o meglio, non è che dicevano brava, hai sbagliato, però ti dicevano ok, è successo, quindi la prossima andrà meglio.
quindi erano sempre lì pronte a incitare, a dire la parola giusta. E questa cosa principalmente mi sono portata qui perché noi tendiamo ogni tanto a sottolineare di più l'errore, più che a stimolare e a dare appunto dei rinforzi positivi. È una filosofia, cioè nel senso ci sono varie tecniche per parlare di errore, in realtà l'errore è il gradino da riparti per migliorarti, no? Quindi in realtà l'errore può Esatto. essere utile a tutta la squadra, non sei tu che l'hai fatto, tu hai mostrato una parte tecnica che deve essere migliorata e che potrebbe succedere a tutti quanti. Ma che impatto ha avuto il rugby su Manuela nella vita di tutti i giorni? Un po' l'ho anticipato prima. Il rugby mi ha fatto crescere caratterialmente. Mi ha fatto proprio uscire dal guscio che mi ero creata. Io ero molto molto introversa e molto timida, e il fatto di mettersi a confronto con tante compagne di squadra, perché comunque sì, venivo da uno sport di squadra che era la pallavolo, ma non avevo così tante compagne, e mettermi a confronto con altrettante avversarie, il fatto di salutarsi a fine partita, il fatto di fare il terzo tempo insieme, nel corso degli anni mi ha fatto crescere, mi ha fatto appunto capire che le persone cioè vanno scoperte, non ti fanno del male se rivolgi loro un ciao e inizi una conversazione. E quindi, ripeto, se sono la donna che sono oggi è soprattutto grazie alle esperienze che ho fatto attraverso questo sport. Come pensi che tu fai un lavoro quotidiano, cioè quindi per chi magari non lo sapesse, le azzurre non sono delle professioniste, le azzurre hanno un supporto, diciamo, da parte della federazione, però fondamentalmente ognuna ha il proprio lavoro. Nel tuo lavoro una cosa che mi aveva fatto sorridere è che tu lavori sui muletti, ma non su dei muletti qualsiasi, lavori su dei muletti da oltre 80 Esatto. quintali. E questa cosa, che io ignorantissima, non so niente di muletti, sono andata a guardarmela. Com'è un muletto? Ma soprattutto, qual è la reazione che provochi in chi vede te dentro a quel muletto? Allora, gli autisti, mira che in realtà nei vari posti che gli capita di girare, quando portano in giro appunto merce, e mi raccontano che ci sono tante altre donne che come me guidano questi muletti così, e addirittura altre che guidano di ancora più grandi. E al di là del fatto della curiosità che mi piacerebbe conoscerle, perché secondo me in Italia siamo veramente poche. E la prima reazione quando mi avvicino col muletto è spalla gli occhi perché è arrivata adesso, cosa succede? E nel momento in cui finisco di caricarli o scaricarli, in realtà restano piacevolmente stupiti. Insomma, chiaro, ogni tanto succede che faccio qualche danno, però come succede a me, succede anche a me, uomo, insomma, non è che succede a me perché sono una donna. E comunque mi ispira, mi piace far vedere che anche io posso fare lavoro. E come si riflette la tua capacità di relazione sul tuo lavoro? Riesci a portare un pezzettino di apprendimento regbistico anche nel tuo lavoro quotidiano? Beh, sai, ci sono tanti piccoli lavoretti nel corso della mia giornata in cui hai bisogno del sostegno del tuo collega. Quindi quello che cerco di riportare, ogni tanto i miei colleghi si intestardiscono a fare delle cose da soli, quando è evidente che da soli ci metterebbero il triplo del tempo. Ma una cosa che mi sono portata dietro e che vedo che stanno attuando anche loro ci sono, è quella di collaborare, perché più collabori e più te la sbrighi prima, volendo, in parole povere. E
c'è sicuramente anche più gruppo. E adesso non voglio prendermi il merito, perché però sai, il fatto di collaborare un po' di più, fare queste cose, inevitabilmente ti unisce. E secondo me questa cosa si vede, c'è più nella gestione dei lavori, ci si capisce molto di più al volo, quindi delle volte non serve neanche che ci facciamo il passaggio di consegne, perché basta che ci guardiamo, ok, tu vai a fare quello, io vado a fare quest'altro. E domani glielo chiedo a Roberto e ai ragazzi se effettivamente è così, però credo sia così. Ma Manuela, quanto pezzo di rugby ti porti dietro quando sei al lavoro? Io credo gran parte di me. Una cosa che mi piace pensare è di essere riuscita a portare il fatto di dare sostegno al proprio collega. Ci sono tanti piccoli lavori in cui se lo fai da solo ci metti un'eternità, se collabori con il tuo collega ci metti un terzo del tempo. Quindi è una cosa che mi piace pensare, e che sono riuscita a far capire ai colleghi che appunto collaborando le cose vengono intanto fatte bene, perché le fai con più calma e ci metti appunto la metà del tempo. E ovviamente passando più tempo anche insieme, facendo queste piccole cose, si crea un po' il gruppo, no? Che è una cosa che a me piace molto, e siamo talmente in sintonia, e secondo me le cose da quando sono arrivate effettivamente in questo senso sono un po' cambiate, che ci intendiamo al volo, basta uno sguardo, che non serve neanche che ci diciamo chi deve andare a fare cosa, lo sappiamo già. E secondo te questa capacità di far gruppo è dovuta anche al tuo sentir libera di dire, cioè nel senso, tu raccontavi di questa tua timidezza iniziale che sembrava quasi che, e di come tu ti sei lasciata guidare, no, dalle nostre Red Panthers, old Red Panthers, che in realtà non sono old mai, sono Red Panthers per tutta la vita, però adesso sei tu che traini. Quindi c'è stato come un po' un passaggio di consegne, no? Di inconscio. E come ti sei sentita libera? Cioè tu ti senti libera di essere la prima ad essere proattiva? Che cos'è la libertà per te? Cos'è la libertà per me? La libertà è il fatto di... anche semplicemente il fatto di non avere timori, tutti quei timori, quelle paure che avevo una volta, anche solo nel parlare a una persona sconosciuta. E per me essere liberi è questo, il fatto di non aver paura, ma anche poi la paura non è necessariamente una cosa negativa. Comunque essere liberi è il fatto di essere sempre se stessi. Di cercare comunque non riesco a esprimermi, cioè ce l'ho bene in testa il discorso, ma non riesco a tradurlo a parole. La cosa che mi avevi raccontato prima dell'intervista, che mi aveva molto colpito, era il fatto della tua perseveranza nel voler raggiungere le cose che vuoi. Quindi sì, probabilmente questo è un filo. Quindi quando nella descrizione io ho detto che Emanuele è una donna da centimetro dopo centimetro, ci vuoi raccontare tu che cosa intendessi? Forse è legato a questo. Sì, nel senso che in tante situazioni della mia vita mi sono trovata a non capire delle cose, a non riuscire subito in determinate cose, e però passetto dopo passetto, come sfida personale, no? Sono riuscita a conquistarmi tante piccole cose, anche semplicemente nel lavoro. Io non guidavo i muletti, e sentire certi discorsi, sai, poi li vedi da lontano, gli autisti parlano tra di loro, parlano col collega,
risatina, eccetera, eccetera. E lì ho pensato, bene, mi farò vedere io tra qualche anno se ancora mi prendete in giro, perché alla fine questo era. Credo che se tu andassi a parlare oggi con i miei colleghi, secondo me all'epoca ti avrebbero risposto che nel giro di poche settimane me ne sarei andata. Invece a distanza di 3 anni sono qui, sono più veloce di uno dei due colleghi a caricare, adesso non è per vantarmi, ma è vero, ho cronometrato, e centimetro dopo centimetro mi sono conquistata il fatto di essere autonoma anche nel mio lavoro. E questo lo riporto, l'ho preso dal campo, ma lo riporto appunto in tutti i campi della mia vita. Questa cosa di non essere nata un mulettista un po' mi conforta, perché se no mi sarei chiesto io che cosa sarei dovuta nascere. Ma fondamentalmente tutti quanti abbiamo delle sfide che all'inizio, cioè pensiamo adesso poi ne parliamo tra un po'. Credo che sia una questione che siamo sempre abituati a pensare di guardare l'obiettivo. Io ho cominciato a guardare i progressi, nel senso che alla fine io devo guardare da dove sono partita, è vero da dove voglio arrivare, ma se non si guarda i miglioramenti che si fanno, i passaggi che si debbono fare per arrivare, probabilmente pensiamo di non muoverci, invece delle volte ci rendiamo conto all'improvviso che abbiamo fatto un sacco di strada, no? È vero, E esatto. credo che questa sia la cosa importante. Ma immagino che tu non abbia potuto portare il tuo muletto da 80 quintali per una cosa che parli di te. Qual è l'oggetto che ci hai portato che ti racconta? Allora, ne ho due in realtà. Uno è più recente, che è un semplice pass. Però un pass molto speciale, importante, che è il pass delle ultime qualificazioni mondiali che abbiamo fatto. E è uno dei pochi che ho conservato, cioè nel senso credo di averne altri due rispetto a tutte le partite che ho giocato nella mia carriera. Questo pass è molto importante perché rappresenta una Coppa del Mondo che abbiamo fortemente desiderato, fortemente voluto e che siamo riusciti a conquistare con le nostre forze. È una Coppa del Mondo, è un pass che mi ricorda tutti i momenti in cui ho pensato di gettare la spugna, perché diciamocelo, beh, io nel 2019 ho fatto una piccola operazione alla spalla, quindi rientravo da un periodo di stop e poi è successo che è venuto il Covid, è arrivato il Covid che ha rimesso in gioco tutto quanto, che ha messo in discussione, scusami, tutto quanto e ci sono stati vari momenti in cui ho detto, ma quindi qua si rigioca o non si rigioca? Poi il fatto di non sapere quando si sarebbe giocata la qualificazione, il fatto di vederla rimandare, il fatto di arrivare a un passo, ok, adesso giochiamo e poi lo spostavano di nuovo. Quindi questo è proprio, rappresenta me il fatto di non aver mollato, il fatto di aver comunque fisso là davanti quell'obiettivo, cioè la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Io devo andare in Nuova Zelanda. E quindi questo è il mio oggetto, è quello che mi rappresenta in questo momento di più ed è quello che quando lo guardo dico brava Manu, sei forte, ma non sei forte nel senso fai ridere, sei forte nel senso hai dimostrato a te stessa di riuscire a farcela centimetro dopo centimetro. Mi fai venire in mente che delle volte ci vergogniamo del fatto che ammettiamo di farci dei complimenti. Noi invece dobbiamo essere strafiere di farci dei complimenti, perché è la tematica che se non siamo noi a farceli, cioè i nostri complimenti verso noi stessi valgono molto di più di
dei complimenti degli altri, perché delle volte pensiamo di non meritarcelo. Quando realizziamo che ce li meritiamo, io di solito faccio: brava, brava Erika, hai fatto bene. Per cui io sono una persona estremamente autocritica, quindi il fatto di farmi i complimenti è veramente cosa rara. Vedi, il tempo cambia, le persone si evolvono e ti farai più complimenti, spero, dopo questa. E il secondo oggetto qual è? Il secondo oggetto è un libro, che non so se si vede, Il silenzio è cosa viva. E è un libro che ha cambiato letteralmente il mio modo di pensare, il mio approccio alla vita in generale, e di conseguenza in tutte le piccole cose che faccio, che può essere anche semplicemente cucinare, stirare, non semplicemente lavoro, allenamento, eccetera eccetera. È un libro che mi ha aperto una visuale diversa, cioè mi ha letteralmente fatto vedere le cose sotto un'ottica diversa, e sto riscoprendo tante cose che prima davo per scontato, oppure siccome ero sempre nervosa, distratta, nel senso distratta, concentrata in alcune, e non avevo l'ampia visione di tutto quello che mi stava attorno. E questo libro mi non dice cose speciali, cose che nessuno sa, però il fatto che tu le legga e che tu le veda scritte, dici: cavoli, non ci ho mai pensato, eppure erano lì anche prima. E è un libro che mi porto sempre dietro, ho delle frasi sottolineate, e niente, è anche lì per ricordarmi di stare attenta a tutto ciò che di bello mi succede attorno. E è una di queste frasi che ci porti come tuo aforismo di ispirazione? come fa? Non me la sono preparata, cioè ce ne sono davvero troppe. No, io consiglio semplicemente di leggerlo, perché non lo so, poi magari a qualcuno chiaramente può non piacere, però secondo me può essere fonte di ispirazione veramente per tante persone. E c'è un aforisma che non è del libro che ci hai portato, che è quello tuo di ispirazione di oggi? Ah, scusami, sì. Mai dire mai. Mi sono ritrovata tante volte appunto a escludere certe cose sistematicamente, poi la vita mi ci poneva davanti quasi ostinatamente, come dire: allora vedi cosa è successo, dicevi mai, guarda qua. E questo l'ho fatto mio, il fatto di non escludere niente, e il fatto di da una parte, e il fatto di a dare sempre la possibilità, cioè c'è sempre una possibilità, no? Mai dire mai lo si usa anche in ottica positiva, nel senso: se posso farlo, perché non posso riuscire, cioè perché non posso riuscire in quella cosa. Grazie, l'abbiamo pensato anche di quando avete vinto con Cia Padova. Noi eravamo lì prima della partita, che dicevamo: adesso, noi eravamo i primi a crederci, e quando voi avete fatto l'ultima volata, poi tu hai fatto una bellissima penetrazione quasi proprio alla fine dell'ottantesima, ancora ce lo ricordiamo, e mi sono venuti i brividi. Guarda, me la ricordo, c'eravamo io e Beraldin, che eravamo super emozionati lassù in tribuna, dicendo: dai che ce la facciamo, ed ecco, mai dire mai, no? Battere la Francia.
mai dire mai. Per cui su questo ricordo che qualsiasi appassionato della nostra nazionale può andarsi a cercare, lo consiglio vivamente perché è stata una partita meravigliosa. E chiudiamo la nostra intervista con good vibes e condividere un pensiero che alla fine è la cosa che sostiene tutto, che è one rugby, one love.